La campagna elettorale per le amministrative del 6 e 7 maggio ad Agrigento si è modernizzata e si è accesa anche su Facebook. Il social network più famoso al mondo è pieno di gruppi che sostengono i candidati a sindaco. Anche gli aspiranti consiglieri comunali, saranno circa 500, hanno scelto Facebook per presentarsi agli elettori con slogan più o meno efficaci ed efficienti. L'uscente sindaco Marco Zambuto, almeno per il momento, ha preferito svolgere la campagna elettorale confrontandosi con i cittadini, ascoltando le loro istanze e spiegando loro i punti salienti del programma elettorale per i prossimi 5 anni, incentrato sul rilancio della città sotto il profilo urbanistico, sulla modernizzazione del sistema depurativo e sul risanamento del centro storico nell'approvazione di numerosi progetti. Zambuto in questa tornata elettorale sarà appoggiato dall'UDC, dal Patto per il Territorio e da altre 2 liste civiche. Stiamo organizzando le liste con l'UDC, insieme con Lillo Firetto stiamo facendo una lista, una bellissima lista che si presenterà alla città. Accanto a me c'è il Patto per il Territorio. Si tratta di liste dove vi sono uomini che si sono spesi per questa città, dentro il Consiglio Comunale, dentro la mia amministrazione comunale, ma vi sono anche giovani, professionisti, gente che vuole impegnarsi e che vuole dare il proprio contributo alla soluzione dei problemi della città di Agrigento. Ed ancora il sindaco Marco Zambuto si dichiara non sorpreso dalla scelta di Grande Sud di Michele Cimino e del PDL di Angelino Alfano di appoggiare il candidato di Epolis, Salvatore Pennica. In questi giorni assistiamo a balletti di posizioni, candidati che escono, candidati che entrano, posizioni dei partiti che la mattina dicono una cosa e la sera ne dicono un'altra. Candidati della presunta società civile che la notte si incontrano con una coalizione e la mattina dopo si incontrano con l'altra coalizione stessa. Cioè un teatrino della politica che se non fosse che ci si sta occupando della cosa pubblica verrebbe veramente da ridere, e invece testimonia come, che cosa oggi sono diventati i partiti in questa terra, testimonia con quali soggetti questi deputati e parlamentari io mi sono confrontato in questi anni, testimonia come vi sono questi presunti movimenti della società civile che però hanno tradito tante persone per bene che hanno creduto alla novità e che rappresentano e che andranno a rappresentare solamente la foglia di fico di quei parlamentari che non hanno il coraggio di presentarsi con la loro faccia alla città di Agrigento, perché non hanno nulla da poter dire di che cosa hanno fatto, di qual è stato il loro impegno per la città di Agrigento. Penso che il quadro che abbiamo sotto gli occhi di tutti sia assolutamente questo. A sinistra abbiamo una candidatura che viene fuori dalle primarie, dopo un confronto democratico. Abbiamo fuori una candidatura che è diciamo, conosciuta in città, anche questa che viene fuori a sinistra autonomamente. Dall'altro lato abbiamo innanzi coalizioni che non fanno altro che riunirsi, contro riunirsi, ma che non sono in grado di dare un progetto per questa città.